3 anni tu vai a tutela reale, reintegro, bla 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 bla. La seconda posizione dei cosiddetti renziani, un contratto a tutele crescenti ma a più livelli, quindi prima i 3 anni di prova, poi un periodo a tutele non reali, quindi tutele economiche, reintegro per esempio licenziamento economico, e poi dopo quel periodo si va a tutele reali. E già è evidente la spaccatura qua all'interno del PD. Le segnalo tra l'altro che il PD ha anche una dicotomia a livello Parlamento-Senato sulle commissioni. La commissione da noi alla Camera è a prevalenza orientamento CGL, quella al Senato è a prevalenza renziana. Quindi ecco, il problema è molto interno al PD. Poi c'è tutto il centrodestra, che dice periodo di 3 anni di prova, che assolutamente vuole licenziamento. Sì, sì, ma io arrivo anche lì. Periodo di prova 3 anni e poi le tutele ma non reali. Perché vede, il problema di Cofferati, secondo me, nell'analisi che fa, il problema che secondo me non risolve è questo. Premesso che il reintegro nei casi di discriminazione, la tutela reale non l'ha mai messa in discussione nessuno. Tant'è che anche chi nel centrodestra, come me e come altri, dice che nel contratto determinato devi avere le possibilità di licenziamento per giusta causa o nei casi di, degli altri casi con reintegro economico, non mette mai in discussione che tu debba essere reintegrato nel posto di lavoro se c'è discriminazione, trattamento disparitario, uomo o donna, eccetera. Però c'è un tema che io pongo a Cofferati. Nel momento in cui tu hai una riforma Poletti, che ha messo il contratto a tempo determinato per 3 anni, con addirittura delle proroghe interne, mi dovete spiegare perché un imprenditore dovrebbe essere incentivato ad assumere a tempo indeterminato se tu gli dici che gli dai 3 anni di prova e poi ha delle tutele reali per cui se lo licenzia lo deve reintegrare. Cioè, se lo scopo della CGL è favorire il contratto a tempo indeterminato, non credo che sia così che lo fai. Cioè, la flessibilità in questo senso è proprio per aiutare il contratto a tempo indeterminato. Guardi che già Giovannini col governo Letta, per aiutare il tempo indeterminato, fece quella norma, non so se ve la ricordate, dei 650 euro al mese per 18 mesi a chi assumeva a tempo indeterminato. Se c'era una politica di incentivi. Lì ci fu un aumento, 2000 domande in più al mese. Appena entra in vigore il decreto Poletti c'è un crollo. Attualmente, e qua il 2002-2008 che ci dice Cofferati, ma io li ho guardati i numeri, già allora 20% era contratto a tempo indeterminato e 80% a tempo determinato. Allora io la ribalto agli ortodossi, dico, ma voi volete veramente incentivare il contratto a tempo indeterminato? Non si fa certamente così, l'imprenditore non lo incentivi così, avendo tutt'altra possibilità. Dice Damiano, ah ma io lo detasso. Io lo rendo più competitivo a livello non di tassazione. Visto, guardi, Biagi diceva, nessun incentivo economico può superare un disincentivo normativo. Quindi anche qui non ce la farai mai. Sei visto col Giovannini. Articolo 18. Io non lo so se è un problema attuale, reale, non reale. So una cosa, che in Europa siamo percepiti come uno Stato in cui è più complicato che negli altri licenziare per giusta causa. Ma poi chiedete a un imprenditore. E questo disincentiva gli investimenti. Chi nega questo? Chi nega questo non sta dicendo la verità. Quindi ecco, questi secondo me sono i due punti che non vengono risolti dall'analisi di Cofferati. Cofferati, brevemente, perché poi devo dare la pubblicità, se vuole replicare a Laura Ravetto e diciamo dirci anche come, come si mette, la vediamo su un filone, come dire, critico rispetto all'atteggiamento di Renzi, almeno al primo Renzi, poi non so.